rispetto alla dimensione del conflitto in senso lato, qual è la riflessione da fare, oltre alla constatazione che probabilmente siamo al cospetto addirittura di una guerra ibrida già combattuta rispetto al clivage fra le varie identità? La risposta è nel processo di civilizzazione cosmopolita oppure in una visione che riconosca nell'identità una forma di complementarietà nella differenza dell'universale? Allora, il tentativo di distruzione dell'identità non è una risposta, è la causa di un conflitto mondiale che a volte a bassa intensità, a volte riacquista una intensità ben maggiore. I recenti fatti siriani ne sono la migliore dimostrazione. Ma il conflitto è in questo momento lo strumento con cui le popolazioni, a volte con uno scarso livello di coscienza culturale, però insorgono nei confronti di un modello dominante. Perché questo modello dominante le soffoca, questo modello dominante le impoverisce, ne distrugge le strutture intermedie, le strutture tradizionali, le famiglie, le piccole e medie imprese, distrugge l'agricoltura in nome di una globalizzazione che dovrebbe favorire un arricchimento più diffuso, mentre invece notoriamente hanno fatto che concentrare la ricchezza e diffondere la povertà. Il conflitto è l'ennesima dichiarazione del fallimento dell'ideologia di Fukuyama sulla fine della storia. Ovvio è che questo conflitto, se riusciamo a contenerlo entro limiti, come dire, cerimoniali, colti, non distruttivi, è meglio. Ma siccome dall'altra parte non vi è la coscienza di dover scendere a patti con altri attori, ma il globalismo continua ancora il delirio d'onnipotenza del io e basta, è ragionevole che invece questo conflitto ciclicamente esplode in maniera anche violenta.